volevo naturalmente presentiamo il libro che è stato realizzato, una ricerca sulle fondamenta della Costituzione dalla Fondazione Giuseppe Di Vanno. Quindi vi parlo anche per conto e a nome di Gianvito Mastroleo. È un libro che sarà illustrato dal coordinatore della ricerca e del volume, Emanuele Ceglie, ed interverranno Giuseppe Vacca, Luigi Covatta, Cesare Pinelli e Luciano Violante. Devo scusare Franco Marini, il quale non ha potuto confermare la sua presenza, e mi ha pregato a me e a Mastroleo di dare il suo saluto, le sue scuse per non essere presente. E il suo saluto a tutti voi e ai relatori, esprimendo anche i suoi complimenti per la ricerca che è stata compiuta e per l'iniziativa che è stata adottata. Qualche parola voglio aggiungere, qualche parola perché dovrebbe essere in arrivo Giulietti, che poi condurrà e coordinerà l'intervento, qualche parola di breve introduzione. Il libro che pubblica la ricerca che è stata condotta dalla Fondazione Giuseppe Di Vanno è un contributo importante, di alta qualità, eccellente per quanto riguarda la Costituzione, e in particolare si sofferma anche con la sottolineatura di una ricca documentazione su quello che è stato il ruolo di Pietro Nenni come ministro per la Costituente. Il libro è fatto da una serie di contributi, li andò, li cito in ordine alfabetico, di Breschi, di Ciuffoletti, di Comei, di Frosini, di Pisicchio, di Poli e di La Volpe. Cosa voglio sottolineare, giusto per una breve... ecco Giulietti. Mi chiedo scusa. Ma ascolta più volentieri. Poi ti do ancora la parola. Così tu puoi... Io ti dirò, meno è peggio. Meglio. No, questo lo sapevo che non avresti detto, ma no, era Peppe in questo caso. Ecco, grazie allora. Anche per riassumere le diverse questioni. Anche la Fondazione Nenni ha fatto molte ricerche e ha preso molte iniziative per quanto riguarda Pietro Nenni, ma in particolare il lavoro che fece come Ministro della Costituzione, tutto l'iter che si è determinato in quella occasione. E volevo anche aggiungere che l'11 dicembre la Fondazione Nenni, sempre nel quadro di una valorizzazione di quella che è stata l'attività di Pietro Nenni sul piano politico, farà al Ministero degli Esteri, nella sala del Ministero degli Esteri, una riflessione sui 50 anni, sono passati 50 anni da quando Pietro Nenni è stato ministro degli esteri, e una riflessione
storica su quello che è stato il suo ruolo e la sua politica. E quindi vi inviteremo a questa iniziativa prevista per dicembre. Sulla Costituzione, io richiamo l'attenzione su una serie di fatti importanti. Primo, la Costituzione italiana, poi i relatori interverranno in maniera più precisa, più approfondita, è una Costituzione che ha un primo significato profondo nella storia del nostro Paese, perché non è, è una Costituzione non elargita, è una Costituzione che è stata conquistata. E nel libro, con i saggi che sono stati espressi, non si parla solo del momento dei lavori dell'Assemblea Costituente, ma si parla anche di come è evoluta questa battaglia per la Costituzione non elargita e come questo si sia espresso già durante la resistenza prima della fine della guerra e come su questo tema si sia anche posto la necessità che ci fosse prima la soluzione del problema istituzionale, il referendum che consentì di passare dalla monarchia alla repubblica e come si lavorò perché la Costituzione, l'Assemblea Costituente, la Costituzione fosse, avvenisse nello stesso momento in cui si votava per il, l'assetto istituzionale del Paese, ma si votava anche per realizzare la Costituzione. Seconda cosa che volevo sottolineare è che la Costituzione italiana è sociale, ha un significato sociale, ha un contenuto sociale, ha un grande valore sul rispetto e la valorizzazione dei diritti della persona, del mondo del lavoro. E leggendo il libro ci sono molte questioni che si richiamano a questo significato, cioè è una Costituzione particolare, diversa dallo spirito che anima altre Costituzioni. La seconda, si comincia a lavorare nel 47, ma nel 47 finisce l'unità che si era realizzata nella Resistenza, il sistema che aveva consentito e che aveva visto come protagonista la logica del CNN resistenziale. E pur essendoci una situazione politica che incandescente, 47 è un anno incandescente dal punto di vista politico, i socialisti e i comunisti vanno fuori dal governo, c'è poi la scissione del Partito Socialdemocratico, la scissione del Partito Socialista con la costituzione del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, come si è chiamato in una prima fase, la Costituzione realizza una soluzione concordata, che ha una grandissima
maggioranza, una grande discussione, un dibattito, come poi sarà ricordato, ma c'è questo fatto. E ricordo a questo proposito una frase, un commento che fece Togliatti. È vero, dice Togliatti, siamo fuori dal governo, ma siamo nella Costituzione. Quindi questo per dire lo spirito con il quale la Costituzione viene fatta. Cosa c'è che la Costituzione, poi se ne parlerà, raggiunge a dei momenti nei quali ci sono delle soluzioni e delle soluzioni che non sono tutte concordate. Ci sono una serie di norme su cui ci sono dei compromessi, ci sono alcune norme che arrivano in ritardo, ci sono delle, come diceva, come veniva anche ricordato spesso da Calamandrei, ci sono delle norme che vengono rinviate o rifiutate. È interessante da questo punto di vista vedere come la Costituzione ha avuto anche un'applicazione ritardata. Ne cito una che forse è la più, una delle più interessanti, è che la Corte Costituzionale venne praticamente costituita nel 1955 e la prima sentenza della Corte Costituzionale è del 14 giugno del 1956. Ancora faccio delle sottolineature come introduzione che conferma che la Costituzione non è un epilogo ma è l'inizio di una battaglia di trasformazione del nostro paese, che la Costituzione ha alcuni aspetti importanti e alcuni aspetti su cui, per esempio, valgono alcuni commenti. Calamandrei, per giustificare queste contraddizioni, diceva che ad alcuni articoli della Costituzione è successo quello che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età che aveva i capelli grigi e aveva due amanti, una giovane e una vecchia. La giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia gli strappava i capelli neri e lui rimase parvo. È una descrizione che ha una sua efficacia. La seconda è che noi pensiamo molto all'articolo 1 ed è importante nel termine, però la Costituzione ha una formulazione sull'articolo 3 nella quale si dice che certo ci sono degli obiettivi e che della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del paese. È importante. Se noi paragoniamo questa formulazione, questo bilanciamento, per cui i principi non sono programmatici, teorici, ma sono accompagnati da una indicazione risolutiva, notiamo la differenza per esempio con i documenti europei, perché i documenti sull'Europa, gli atti dell'Europa dicono sì, libertà, valore della persona umana, ma non c'è un articolo, una disposizione che indichi che questi impegni devono essere operativi.
Faccio ancora qualche osservazione. Quando si votò la Costituzione, alla fine ci fu una proposta di Lapira, il quale chiedeva che venisse approvata la Costituzione con un preambolo. Il nome della Costituzione si faceva in nome di Dio, il popolo italiano si dà la presente Costituzione. E Terracini ebbe una risposta nella quale diceva: ognuno può, la Costituzione permette a ognuno di avere questi richiami, ma non è una cosa che può essere messa nella Costituzione. Perché l'ho ricordato? Perché noi abbiamo il famoso articolo 7, dove ci fu questa divisione tra il realismo, diciamo così, di Togliatti e invece la posizione più autenticamente laica di Nenni, dei socialisti, se riconoscere o non riconoscere l'accordo, il concordato che era stato fatto con da Mussolini, con il cardinale Gasparri, con la Chiesa che aveva risolto la questione romana. E problema che fu risolto solamente nel 1984 con la riforma del concordato che cambiò. Sono andato a vedere e ho visto che Nenni tutti i torti non li aveva dal punto di vista. Perché sapete come inizia il concordato che è stato firmato dal cardinale Gasparri e da Mussolini? Comincia così quell'accordo del 29: in nome della Santissima Trinità, premesso le deleghe, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato, e Sua Eccellenza il Signore Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e capo del governo, fanno il concordato. Quindi credo che qualche difficoltà a dare valore a quel concordato, con quella premessa, avesse un suo significato. Chiedo scusa, ma voglio aggiungere una riflessione. Ecco, io penso, lì c'è un bel saggio fatto da Salvo, che una riflessione deve essere fatta sulle modifiche che sono state fatte da noi molto di recente e che sono quelle relative all'articolo 81 che introduce il pareggio di bilancio in Costituzione. E il nuovo articolo abroga il divieto di stabilire nuove spese, tributi tramite la legge di bilancio. È un chiaro vincolo che viene fatto ed è un vincolo che fa passare in seconda fila quelli che sono i diritti della persona. Attenua questo articolo e rende precario l'articolo 3 che invece invita a rimuovere gli ostacoli. È un tema questo che va approfondito, perché è un tema che non esiste nelle altre costituzioni. La Germania non ha una indicazione. E due, perché se noi pensiamo all'Europa non possiamo pensare a questa discrasia che si è determinata tra le regole della finanza, della globalizzazione, del mercato che dominano a livello europeo e la debolezza di una Europa nella quale i problemi delle persone, i problemi di una politica sociale comune, di una politica del lavoro, di una politica dei diritti si è molto attenuata. C'è le elezioni europee, sarebbe importante che la discussione non fosse solo sui decimali,
ma forse una discussione di sostanza che affronta questi problemi e indichi a livello europeo una battaglia nella quale un riequilibrio tra le due esigenze venga fatta. Finisco ricordando una citazione, leggendo gli atti della Costituzione c'è da rimanere meravigliati della differenza profonda che esiste tra la qualità della discussione, la qualità della ricerca, il dibattito e quella che è invece la realtà nella quale viviamo oggi, naturalmente non solo in Italia, viviamo in Europa e nel mondo. A un certo punto c'è un grande problema, c'è una dialettica tra Nenni, Togliatti e Calamandrei, perché Calamandrei, ma anche Nenni, insistono perché le soluzioni siano più rapide, siano più concrete, siano meno immediate. E c'è, e quindi piace citarla, una risposta che dà Togliatti. Cita Dante e lui dice: noi dobbiamo fare come quei che vanno di notte, che portano il lume dietro e a sé non giova, ma dopo sé fa le persone notte. Pensate, è un invito, come potete dire, di una Costituzione che non è da ritenere tutta compiuta, ma di una Costituzione che indica un cammino, e un cammino nel quale i politici o chi aveva quelle responsabilità pensava anche al futuro, pensava anche a quello che si faceva per chi viene dopo, questo senso non della stabilità, dell'immobilismo, ma questo senso dinamico di una Costituzione che sa interpretare, essere moderna, essere adatta anche alle nuove realtà. Do la parola a Giulietti. Grazie. Grazie mille, chiedo scusa del ritardo, ma rimanete. Si è protratta, non funziona. Adesso funziona? Non so, forse è acceso ancora quello. Ma è spento qui, dovrebbe funzionare. Questo è un mistero, cioè, io faccio anche senza, ma. Proprio questo. Proviamo. Una penalizzazione. Italia, criminalizzazione non è di senso. Attività di boicottaggio permanente del presidente pro tempore della federazione. Intanto grazie. E grazie di aver scelto questa sala. Se posso ringraziare in particolare il presidente della fondazione, portare i saluti. Io faccio il vice, sono il sostituto oggi. Ma volentieri lo faccio, molto volentieri. Del segretario Raffaele Lorusso, che come ben sapete ha nel cuore la fondazione, ha nel cuore il nome di Divagno, ha ospitato una serie di iniziative anche in Puglia, spero che faccia tempo arrivare, c'è un'iniziativa a Bruxelles e quindi mi ha chiesto di sostituirla, che lo faccio particolarmente volentieri. E, per il tema, insomma, anche noi abbiamo scelto, non so quanto ci riusciremo, abbiamo scelto di aprire questa sala e l'invito lo rivolgo a tutti voi, diciamo. Abbiamo scelto da tempo di aprire questa sala agli incontri, agli approfondimenti, e riteniamo che le fondazioni siano interlocutrici fondamentali della Federazione della Stampa, pensiamo che siano luoghi dove la profondità precede la velocità, tentiamo disperatamente di mettere assieme profondità e velocità, non è semplice nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Qualora mai dovesse servirvi, vorrei che questo luogo fosse un luogo di incontro e di approfondimento, come, dove e quando voi lo deciderete. Tra l'altro questa è una sala che si presta particolarmente, tenta di sviluppare l'incontro tra le diversità senza quelle urla, quelle volgarità e le grida che caratterizzano la discussione anche tra i giornalisti. Peraltro questa sala porta un nome del tutto particolare, ben noto, il nome di Walter Tobagi, che non è stato scelto a caso questo nome. Questo è l'approccio, mi permetto anche di riportare una proposta di Lorusso,
se magari si potesse fare assieme ci farebbe particolarmente piacere, qui o anche all'Università di Bari, con molti degli amici presenti. Noi abbiamo intenzione, è stata istituita una fondazione sulla storia del giornalismo che porta il nome di Paolo Murialdi, che fu un prestigioso presidente della Federazione della Stampa. Vorremmo lavorare sugli atti preparatori, non sull'articolo 21, sugli atti preparatori dell'articolo 21 della Costituzione e sulle successive sentenze della Corte Costituzionale interpretative dell'articolo 21, anche perché uno degli articoli, diciamo, che è stato più volte sottoposto dalla Corte Costituzionale ampliando, intensificando il valore dell'articolo 21, della sua copertura e dimostrando la possibilità di mantenere intatti alcuni valori ma di averne un'applicazione flessibile che si estenda. Questo sarà un tema. Il presidente della Fondazione Murialdi, qua si chiama Giancarlo Tartaglia, è uno storico del giornalismo, molti di voi lo conoscono. Noi vorremmo realizzare possibilmente anche col vostro apporto, con i vostri suggerimenti, perché non basta un dibattito fatto tra giornalisti. Tra l'altro partiremo proprio dalle riflessioni del presidente Mattarella, che io approfitto anche oggi per ringraziare perché è intervenuto 6 volte in un mese sull'articolo 21 della Costituzione. In un paese normale, se il Presidente della Repubblica per 6 volte si trova costretto a dire guardate è un presidio della democrazia, che francamente in altri tempi avremmo detto, avrebbe detto anche il professor Barca, credo, e gli altri amici, abbiamo una tautologia, ripetiamo un concetto che dovrebbe essere scontato, evidentemente non lo è. E quindi io non posso che ringraziarlo, perché rispetto alla volgarità e alla durezza della discussione ci voleva questo intervento. Invece il libro, ringrazio il Presidente Violante, quando vuole, diciamo, se posso partirei proprio dalla Cendi. Ho ringraziato il Presidente della Fondazione, no, voglio dire una cosa a vostro favore se posso, diciamo, in genere io intervengo criticamente, invece in questo caso io il libro, contrariamente alle pessime abitudini che abbiamo talvolta quando li presentiamo, ho provato a leggerlo. E se posso dire una cosa, almeno nella mia lettura, poi la domanda che rivolgo agli altri, io diciamo nel mio analfabetismo l'ho trovato un libro interessante. L'ho trovato un libro interessante perché illumina una parte francamente non molto conosciuta, il ruolo di Nenni nel Ministero, il ruolo di un gruppo di straordinari, correggimi se sbaglio, giovani giuristi a partire da Massimo Saverio Giannini, è un punto che tu sottolinei nella introduzione, non solo l'importanza del Ministero, ma si ho ben colto quasi di questa sintesi tra un Nenni predicatore della Costituzione, convinto che la Costituzione debba essere patrimonio di ogni cittadino, e Massimo Saverio Giannini, che un po' voi lo definite il direttore artistico, in qualche modo, di colui che crea l'ora di capacità di approfondimento le 3 commissioni. Mi ha colpito, rispetto anche alle pochezze attuali, ma non solo attuali, mi ha colpito molto la quantità di lavoro preparatorio che viene fatto nel Ministero, cioè la raccolta di ben 40 volumi di approfondimento, ognuno di quali forse meriterebbe attenzione, che preparano i lavori. La domanda che volevo porre è giusta, peraltro lo scrivi tu nell'introduzione, per questo volevo anche ringraziare voi e anche gli autori che non ci sono, oltre a chi partecipa, volevo capire questo, è giusta una lettura di questa natura di un ministero che ha una sorta di doppia direzione, è giusta la lettura di un Nenni che prepara i lavori della Costituente, e altre ultima domanda, già le rivolgo agli altri, perché poi questi saranno i temi. Mi pare che nei saggi, in modo diverso, si tenda a dire no, questo ministero non era solo agitatorio, non era solo predicatorio, ma quei volumi influirono poi successivamente sulla discussione che porta all'approvazione della Carta. In altri saggi si dice no, ci fu una netta separazione tra i lavori fatti presso il ministero e la commissione dei 75. Vorrei capire che cosa resta del moltissimo lavoro preparatorio, che cosa poi passa nella definizione della Carta, se possiamo, mi pare che non si possa ragionare per compartimenti stagni, c'è una maggiore circolarità, così emerge dal tuo intervento. Quindi io partirei da Emanuele Ceglie, che oltre a fare l'introduzione poi fa proprio un saggio specifico all'interno di questo testo. Intanto grazie. Grazie al Presidente, saluto tutti quanti, io provo a rispondere in pochi minuti, nel senso che a me spetta soltanto il compito, in una manciata di minuti, di fornire indicatori di lettura per inquadrare la ricerca e il libro che ne è il risultato.
Gli indicatori che si propongono portano verso quattro direzioni che riassumo con moderato schematismo. Per iniziare, la figura di Pietro Nenni, ministro per la Costituente, è centrale ma non esaurisce l'orizzonte della ricerca. La ricerca raggiunge punti anche distanti dal terreno originario, sino al confine del rapporto tra Costituzione italiana e costituzionalismo comunitario, quello che si va definendo per sovrapposizione, per stratificazione dei trattati comunitari. E nel saggio di Salvandò questo rapporto è ampiamente sviluppato. A nostro parere non è uno sconfinamento arbitrario. Nelle commissioni di studio istituite da Nenni e nell'abbondante materiale informativo prodotto dal Ministero, forte fu l'interesse verso modelli costituzionali e anche di democrazia popolare europei e non soltanto europei, materiali che per la loro capillare diffusione per qualità entrarono, per così dire, nelle case dei quadri intermedi della società. Si pensi ad esempio all'ampia rete degli amministratori locali e di conseguenza contribuivano a formare le prime maglie della discussione pubblica sulle nuove istituzioni. L'altro versante di ricerca è la figura complementare di Massimo Severo Giannini, nella veste di coordinatore e organizzatore del lavoro delle commissioni di studio volute da Nenni. Di questo impegno e del ruolo di Giannini, e qui rispondo ad una delle domande del Presidente, si è voluto valorizzare un aspetto non sempre emerso con la forza adeguata nella ricostruzione storiografica del personaggio, vale a dire l'aspetto di attento selezionatore e filtro di forze intellettuali e professionali cresciute nel fascismo e che la nuova Italia ereditava dal regime, da inserire nel nuovo quadro istituzionale e culturale del Paese. Un lascito di professionalità, di esperienza e di sensibilità, si pensi soltanto all'IRI di Alberto Benedice e Donato Menichella e alle risorse professionali formatesi nella Banca d'Italia, vere e proprie scuole di formazione manageriale e anche politica. Forze da liberare dai lacci autoritari e corporativi e inserire in un ruolo di primo piano e non soltanto tecnico della ricostruzione economica del Paese. Una saldatura, possiamo dire, tra vecchio e nuovo che rappresentò una sorta di modello di sviluppo, un concetto quest'ultimo molto caro alla sinistra, che ebbe modo di svolgersi non solo sul versante della politica economica, ma anche della cultura politica. Si pensi ancora alla Cassa per il Mezzogiorno, che vide all'opera nel dopoguerra due grandi protagonisti, diversi ma uniti da un'idea industriale e produttivistica e allo stesso tempo pianificatrice dello sviluppo. Stiamo parlando di Pasquale Saraceno e di Rodolfo Morandi e della Svimezza da loro voluta. Un'altra direzione è ancora la rimessa in gioco di un dualismo, meglio dire di una dialettica. Da un lato l'idea di Nenni di legare la spinta popolare per la ricostruzione alla domanda di costituzione, all'attesa di costituzione che saliva dal paese, come ha scritto benissimo il professor Volpe. Dall'altro lato la visione di Togliatti di legare l'opera costituzionale alla forza dei partiti, al loro radicamento sociale, alle loro culture politiche, alla capacità insomma di mediazione che quest'ultima con Togliatti si realizzò nell'Assemblea Costituente attraverso il rapporto con Dossetti e con quel formidabile gruppo di cattolici democratici eletti all'Assemblea, i cosiddetti professionisti, stiamo parlando di personalità quali Moro, Fanfani, La Pira e tantissimi altri. Una dialettica dunque tra questa idea di Nenni di legare popolo e Costituzione a quella del capo comunista di innervare la Costituzione attraverso la forza del partito politico, forza libera e senza riconoscimento giuridico, una forza alimentata dalle grandi ideologie ma che sa tradursi nella capacità di direzione delle masse e allo stesso tempo nella capacità di mediazione politica.
Nelli invece confidava nella spinta popolare per affermare la cifra radicale della democrazia e l'istituzione di momenti partecipativi dei lavoratori nella vita delle imprese, nella gestione dell'economia e più in generale del paese. In questa dialettica prevalse, come sappiamo, il realismo politico di Togliatti. E infine, la nostra Costituzione ha il timbro della Costituzione di programma, programmatico come si è detto, e della Costituzione aperta. Esemplari sono le parole di Togliatti pronunciate il 22 dicembre 1947, al momento della votazione finale della Carta. Ebbe a dire in un breve, improvvisato ma assai significativo intervento che aveva anche il segno di un monito. Disse: ognuno di noi è libero di intendere l'atto che oggi si compie. Quindi l'atto di un'operazione complessa, l'atto di una Costituzione aperta ai rapporti di forza mentre si chiudevano le frontiere ideologiche disegnate dalla guerra fredda. Oggi sono forti le pressioni per riaprire la Carta e queste pressioni sono avanzate da correnti di pensiero e di azione non precisamente orientate democraticamente. A queste si aggiungono istanze riformatrici della Costituzione che potremmo dire si muovono prudentemente secondo il principio del rinnovamento nella continuità, in un quadro sempre più fratturato e discontinuo. Perché questo insieme di spinte sia incanalato, sia ricondotto a una ragione democratica e a un'azione di lungimirante riformismo, è forse utile rinnovare oggi quella domanda costituente fortemente voluta da Nenni. Una domanda costituente necessaria in un tempo di crisi sistemica della politica e dei partiti. Una domanda da riprendere con la stessa determinazione perché oggi siamo dentro una sfida nella quale, senza facili generalizzazioni, rimbomba l'eco della sfida che si aprì nel dopoguerra. Questo è un auspicio che il libro consegna ai suoi lettori. Grazie. Niente, questo proprio lasciamo stare. Tanto grazie. E grazie anche perché è stato uno dei coordinatori, il coordinatore di questo testo. Perché è autore del saggio. No, autore anche dell'introduzione, oltre che del saggio, pensavi di prendermi preparato. E c'è il professor Cesare Pinelli, che è professore di istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza di Roma. Intanto fatemi salutare anche il senatore Riccardo Piccini, segretario del Partito Socialista. Poi dite quello che volete ovviamente perché interloquite tra di voi e avete già svolto delle riflessioni, quindi le mie domande sono solo diciamo, a scopo terapeutico e introduttivo. Mi piacerebbe però che una cosa. Mi sembra molto interessante la questione che ha posto e vorrei dire qualcosa. E posso fare quella domanda? Cioè, certo. Premessa, siccome il testo si chiama Le fondamenta della Costituzione, mi appassiona questo tema. In effetti quel lavoro preparatorio è considerabile le fondamenta della Costituzione che usavi il titolo grazie. Dunque, io vorrei cominciare proprio per cercare di rispondere a questa domanda e poi entrare nella problematica sollevata dal libro in due dichiarazioni, due affermazioni, una di Nenni e un'altra di Giannini, e così diciamo sono i protagonisti che parlano, no? Sull'Avanti del 19 giugno 1945, il giorno dopo essere stato nominato ministro della Costituente, Nenni scrive: non è senza significato, anzi la modestia non mi impedisce di dire che non è senza significato il fatto che a ministro della Costituente sia stato designato proprio il dirigente del partito che nei termini più risoluti ha posto il problema della Costituente come problema di oggi e che di fronte alla Costituente si era impegnato ad assumere una posizione nettamente, risolutamente, intransigentemente repubblicana. Ecco, questo punto merita, a mio avviso, la massima attenzione. Cioè il raccordo fra Nenni ministro della Costituente e Nenni che si batte per la Repubblica. Questa è quindi una considerazione
sulla posizione politica generale di Nenni. Poi c'è Nenni ministro della Costituente, cosa di fatto il ministero ha fatto, che è una domanda diversa, no? A questa domanda si può rispondere nel senso che i lavori furono sicuramente eccezionali come qualità, come apertura alla comparazione, allo sguardo alle altre costituzioni, ma che cosa si voleva dimostrare prima di tutto e a chi lo si voleva dimostrare? Si voleva dimostrare che le costituenti non erano il caos, non avrebbero portato al taglio delle teste, perché questa era l'idea che c'era in Italia. E dove era presente questa idea in Italia? Era presente in uno strato di borghesia che soprattutto in questa città e in certi ministeri, che erano ovviamente condizioni in cui si trovava, ci possiamo immaginare, però ancora potevano dire qualcosa, soprattutto vista la situazione politica e il rapporto con Re, eccetera, eccetera. Quindi erano problemi molto grossi. E allora per questo vale la pena di ricordare che Giannini dice che la Costituente può essere il contrario di una convenzione, col terrore della ghigliottina che sta prendendo una borghesia molto impaurita. Ricorderà che la decisione di dare vita al bollettino di informazione e la pubblicazione delle due collane di studi storici e giuridici avevano la funzione di spiegare a tutti le valenze non convenzionalistiche dell'Assemblea, conferendo quindi al Ministero una linea di imparzialità e di equilibrio nell'allora difficile mondo di scontro delle ideologie. Cioè l'idea era quella di far partire, e qui certamente è stato un grande successo, non c'è dubbio, di far partire dal Ministero l'idea che non si trattava di un rovesciamento dell'ordine costituito che avrebbe portato un altro partito al posto di quello che c'era stato. Ecco, questo è il punto fondamentale. Ecco l'idea dell'equilibrio che c'è nella ricerca delle soluzioni. E Giannini stesso racconta che si trovava attorniato da un nugolo di fastidiosi ignoranti, i quali continuavano a temere che la Costituente avrebbe portato il terrore e il caos. Quando lo andò a trovare Mortati, si sfogò con lui e Mortati gli promise che avrebbe scritto un libro che infatti si intitolò La Costituente, che non ha niente a che vedere con quello che aveva fatto 6 anni prima, che era un libro di teoria costituzionale, Mortati, ma era un libro che faceva una ricognizione storica delle costituenti che si erano avute. E scrive Giannini, no, questo mi sembra importante per capire il rapporto fra i due. Quando accompagnai Mortati da Nenni per l'offerta del volume sulle assemblee costituenti che Mortati aveva scritto, Nenni era raggiante. Fece un lungo discorso per dire che adesso intimidazioni e divagazioni sull'assemblea costituente sarebbero divenute impossibili, come in effetti fu, anche perché nel frattempo l'opera di persuasione del Ministero e dei partiti era proseguita instancabile. Quindi questo fu, a mio avviso, il ruolo giocato dal Ministero nel contesto italiano di allora. È diverso, naturalmente, sarebbe diverso rispondere alla domanda se questi lavori abbiano inciso poi. Io penso di no, penso che non abbiano inciso, siano stati un lavoro preparatorio prezioso, ma si siano limitati ad essere un lavoro preparatorio, non solo perché poi alla Costituente entrano in scena i grandi partiti, non è soltanto questo, anzi, non è questo il punto centrale, è proprio che la Costituente si dispiega su un campo diverso e quindi alla istruttoria, diciamo così, ecco, che è stata garantita, perché questa è la parola giusta, garantita da Nenni attraverso il Ministero della Costituente, succede poi il lavoro politico
dell'Assemblea Costituente. Dopodiché io penso che questo punto che ho appena sfiorato sia tuttora cruciale, perché vedete, nella ricostruzione storica della figura di Nenni noi abbiamo questa strana antinomia. Da una parte, in modo così molto un po' con una patina retorica, no? Nenni padre della Repubblica. Dopodiché però rimane nella ricostruzione storica soprattutto l'idea di un Nenni inguaribilmente giacobino, e che con la fondazione della Repubblica quale l'abbiamo avuta, per la verità, c'entra poco, sono due cose abbastanza antitetiche. Allora, per capire come mai ci sia ancora questa contraddizione, naturalmente possiamo fare riferimento a una polvere volutamente fatta cadere su certe cose in sede politica, ma direi che le responsabilità degli storici sono maggiori da questo punto di vista, cioè dobbiamo andare un po' dentro, e per andare dentro la questione dobbiamo capire che cosa succede soprattutto a Nenni tra il 1944 e il 1946, a Nenni ovviamente come segretario del Partito Socialista, perché il Partito Socialista propone nel gennaio 44 che la lotta di liberazione venga condotta simultaneamente contro il fascismo e contro la monarchia, con l'obiettivo di instaurare una repubblica socialista dei lavoratori. La Costituente, da convocarsi al termine delle operazioni militari, avrebbe dovuto programmare la decadenza della monarchia, trasformarsi in un'alta corte di giustizia per processare il re e Mussolini per abuso di potere dal 28 ottobre 22 al 24 luglio 43, e avviare la ricostruzione socialista attraverso la socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio. Questa era la posizione. Subito dopo scoppia la bomba Ercoli, che Nenni definirà la bomba Ercoli, che effettivamente cambia i dati politici strutturali della situazione, li cambia in modo radicale, ma con una incognita tutt'altro che secondaria proprio per la Repubblica. I comunisti non erano contrari a un secondo governo Badoglio e con esso a non liquidare la monarchia, e c'era quest'ansia di legittimazione che dominava in tutta la politica di Togliatti, e il compromesso che emerge col decreto del 151 del 44 congela la situazione. Effettivamente è il frutto certamente della svolta di Salerno, ma anche chiaramente in parte di questa posizione fissa quali punti fondamentali la Costituente, che avrebbe dovuto anche legiferare e scegliere direttamente tra monarchia e repubblica, ma il mantenimento della monarchia con un potere legislativo affidato a un governo rappresentativo dei partiti del CNL, ma con la sanzione, oltre che con la promulgazione, del luogotenente. Questo era l'accordo tra i partiti e la monarchia, e anche Nenni pensava che fosse l'unico possibile. Aveva richiesto solo una cosa: che i ministri giurassero fedeltà non più al re, ma di esercitare le funzioni nell'interesse della nazione, col sottinteso di non pregiudicare la soluzione della questione istituzionale. E questa effettivamente passa, perché c'è nel decreto 151. Ma questa soluzione viene subito contrastata da Bonomi, che giunge a chiedere agli alleati di inserire nel trattato di pace la scelta per il referendum, quindi con un drastico cambiamento dell'accordo, e qui c'erano i monarchici dietro questa cosa. E poi c'era l'altra questione che interessava più gli alleati, e che vedeva Nenni certamente contrario, cioè l'idea che la Costituente doveva essere anche dotata di poteri legislativi. E questa era la convenzione, no? Il modello della convenzione, e gli alleati erano preoccupatissimi per questo. Qui però dobbiamo guardare appunto al processo di apprendimento che caratterizza Nenni per capire quali erano le condizioni migliori per far sì che l'Italia uscisse da quel momento difficilissimo, evitando l'incubo della soluzione greca, perché questa era quello che spaventavano molti. Quindi da questo punto di vista la
credo che vada rivista anche la sua carica, perché il ministro per la Costituente, ministero per la Costituente certamente era un osservatorio che gli faceva capire molto bene qual era la situazione italiana e che quella, non soltanto il programma socialista del 1944 non poteva assolutamente essere più perseguito, ma che anche l'impostazione più strettamente convenzionalistica dell'Assemblea Costituente non poteva passare. Restava il nodo del referendum, restava il nodo del referendum, se accettare o meno una soluzione che nel frattempo De Gasperi comincia evidentemente a, a porre, che si confondeva, attenzione, questa è una cosa che non è stata sempre notata, con i plebisciti. I plebisciti, perché i plebisciti adesso noi i plebisciti sono lontanissimi nel tempo, ma allora non era così. Adesso sono le nostre elezioni. Come? Adesso sono le elezioni. Vabbè, questo, Beppe, adesso un'altra, possiamo essere d'accordo anche su un altro punto di vista. Insomma, i plebisciti, allora, quanto gli stavano i plebisciti? Gli stavano quanto gli stanno adesso da noi la Costituente, più o meno, eh? Non è, Quindi, i plebisciti sappiamo che avevano il risultato che avevano avuto, i plebisciti a favore, sarebbero andati a favore del re. E la convinzione in Nenni che così potesse non essere, e che il referendum potesse essere un'altra cosa, matura lentamente. E poi lui continua a girare l'Italia e continuano a dirgli non mollare per la Repubblica, quindi è un processo molto, molto faticoso. De Gasperi chiedeva anche lui agli alleati, come aveva fatto Bonomi, di intervenire su Nenni per convincerlo che occorresse ricorrere alla referendum e non alla Costituente. Alla fine Nenni se ne convince, ma con la clausola, questo è un punto fondamentale, che il referendum fosse contestuale all'elezione, mentre De Gasperi diceva no, lo facciamo dopo. Se lo facciamo dopo, non è la stessa cosa, cambia tutto. Dopo quando? A metà dei lavori? Nel frattempo è rimasto il re, o è rimasto la soluzione monarchica, certo, guadagna consensi. Su questo si sviluppa l'ultimo tratto di un percorso decisionale molto complicato, perché in Consiglio dei Ministri, prima del decreto del febbraio del 46, numero 98, continuano a litigare in continuazione esattamente su questo punto. E alla vigilia di quel Consiglio dei Ministri, che sancisce poi la soluzione, che è appunto il referendum per quanto riguarda la forma istituzionale, Nenni annota: se prolunghiamo la polemica sui poteri della Costituente, sul referendum si avranno crisi di governo e salto nel buio. Il rischio è grosso. Vale la pena di correre su delle questioni che sono più di forma che di sostanza? I poteri della Costituente saranno quelli che essa stessa si darà a seconda delle forze in essa predominanti. Il referendum istituzionale è per la Corte un sostitutivo dei plebisciti, ma può anche diventare un'altra cosa se contestuale alle elezioni per la Costituente. Ecco, questo brano è stato commentato da un pur, diciamo, padre della storiografia italiana, Pietro Scoppola, ha notato la strumentalità politica della posizione di Nenni a fronte della statura di statista di De Gasperi. Però non è chiaro questo perché dire che il referendum può anche diventare una cosa diversa dal plebiscito equivale a correre un rischio, in realtà, perché assumere una posizione coraggiosa per raggiungere un obiettivo non di parte ma a favore del massimo accordo fra tutti. E tantomeno si capisce perché mai lo spostamento di qualche mese del referendum avrebbe espresso una visione più lungimirante della contestualità fra referendum ed elezioni. Sarà questa soluzione a passare il Consiglio dei Ministri. Lo stesso Antonio Gambino, che pure parla di un Nenni e di un partito socialista dediti a tatticismi, riconosce che su questo punto centrale alla fine il contributo di Nenni fu fondamentale. E così anche Piero Craveri, nel suo libro su De Gasperi, ritiene sì che dei tre capi dei grandi partiti di massa, Nenni era l'unico a non avere un disegno di lungo periodo suo proprio,
ma aggiunge che sarà proprio lui a sciogliere il nodo del referendum e dei poteri della Costituente, su cui subito si era determinato un contrasto che sembrava difficile da risolvere. Se poi ripercorriamo questo lungo tragitto del biennio 44-46, l'ho fatto in così in modo approssimativo, rozzo, che può fare il costituzionalista, lo dovrebbero fare gli storici, fondamentalmente, non io. Se ripercorriamo questo lungo tragitto, la scelta finale per il referendum, non come un cambiamento dovuto alla presa d'atto improvvisa di mutati rapporti di forza, ma come la realizzazione per passare alla democrazia, obiettivo per il quale si era battuto da 3 decenni, l'Italia avesse bisogno di condizioni diverse da quelle che aveva immaginato e che fosse il momento di nutrire fiducia verso il popolo italiano. Non dimentichiamo il 1921, perché nel 1921 Nenni era convinto che la Repubblica e la Costituente, e non già i Soviet e la dittatura del proletariato, fossero gli obiettivi rivoluzionari possibili, e che la classe che doveva farli i suoi era la classe operaia, e il partito che poteva realizzarli era il Partito Socialista. Riccardo Lombardi, Vittorio Foa, molto più tardi riconosceranno, a distanza di parecchi decenni, che quello che veniva restaurato non era il sistema politico prefascista, ma la proposta politica che si era tentato di attuare fra il 19 e il 21 e che il fascismo aveva distrutto sul nascere, che portava attraverso i grandi partiti, le masse contadine, quelle operaie e le brigatizie, sulla scena della politica e dell'istituzione. Grazie mille. Allora, visto che il professor Vacca ogni tanto interloquiva con me, a un certo punto lui ha parlato, se posso solo fare una domanda, perché ho visto che hai già preso gli appunti, così non faccio finta, quindi avrei già uno schema di ragionamento. A un certo punto lui nel suo ragionamento parla della bomba Ercole, quindi in qualche modo anche del rapporto tra Nenni e Togliatti, nelle semplificazioni, come tutte le semplificazioni insufficienti a Rozze. Spesso c'è quasi questa descrizione di quella fase dell'astuto Togliatti e di Nenni ridotto a una figura assoluta di predicatore quasi, no? Rispetto anche ai temi della Costituzione qui posta, quindi volevo partire un po' da te, se è possibile schematizzare e ridurre la figura di Nenni solo a quella di una sorta di apostolo della Costituzione, ma privo di riflessione teorica sui grandi temi che qui sono stati posti, e poi ovviamente sentivo che stavi interloquendo con il professor Pinelli, quindi immagino che vuoi intervenire anche sui temi appena posti. Grazie. Grazie, cercherò di venire incontro alla domanda del Presidente, ripercorrendo però magari con attenzione ad aspetti finora meno segnalati di questa ricerca, ripercorrendo in parte questa ricerca e la sua struttura. Non è la prima volta che ci sia una ricerca e che ci siano gli esiti di una ricerca importante su Nenni, ministro della Costituente. Questa ricerca però ha delle sue peculiarità, non solo perché viene a distanza di molti anni dalle precedenti, ma per come è impostata. E allora qualche vale la pena di spendere pedantescamente qualche parola sulla struttura del libro, che è quella differente. C'è il saggio molto impegnativo, il costituzionalista di Vaglia, come dice Volpe. Forse devo fare ancora una premessa. Il focus è sulla Costituente, non sulla Costituzione, anche se le cose sono connesse, ed è giusto che sia così, altrimenti il dato della ricerca avrebbe dovuto essere altro. E anche perché poi il personaggio principale è Pietro Nenni. Dicevo, c'è un primo dotto saggio, un costituzionalista di Vaglia che insegna a Bari, Luigi Volpe, su Nenni, ministro per la Costituente. Poi c'è un saggio di Breschi e Ciuffoletti sull'idea socialista di Repubblica, che in qualche modo, senza citare gli autori, implicitamente trattata degli argomenti che in particolare Pinelli ha ripercorso parlando della figura di Nenni.
Poi c'è un saggio di Maria Daniela Poli sul ruolo cruciale di Massimo Severo Giannini, questo si già anche ancora una volta senza citare l'autrice, ma insomma giustamente ci si è soffermati sul ruolo fondamentale di Massimo Severo Giannini come segretario, quello che poi ha fatto funzionare egregiamente quale che sia il giudizio finale sull'influenza maggiore o minore nel lavoro della commissione, delle commissioni e del ministero sul lavoro della costituente, sul quale sostanzialmente credo che c'è la ragione Pinetti, ma questo è ovvio perché è una ovvia divisione dei compiti, anche se fra i meriti di questa ricerca e non solo dei saggi che finora ho citato, ma anche di quello di Marina Comelli che viene subito dopo, sul costituente, stabilizzazione economica europea e capitalismo italiano, il lavoro istruttorio fatto dal Ministero ha una rilevanza enorme perché è un'analisi, una messa a punto della vita del Paese, in senso immediato e anche storico, che comunque al di là di quanto si immagina, abbiamo fatto anche i parlamentari, quanto anche per parlamentari della Costituente, a parte alcuni, potessero avere il tempo e la voglia di dedicarsi a studiarsi questi gruppi, ma non era questa la funzione. E poi però questo libro e questa ricerca ha una struttura duplice, perché credo giustamente se il focus è sulla Costituente più sulla Costituzione, viene da sé evocato un rapporto tra ieri e oggi, perché noi siamo di fronte a un presente che forse avrebbe bisogno di una Costituente non sa può dare, ma non da ora. E la seconda parte, a cominciare la saga di Ceglie, mette a fuoco il problema della legge elettorale a monte e a valle della Costituente, e poi c'è un saggio di Pisicchio che è politologico, non è storiografico, e che insiste molto sul nesso tra mutamento delle leggi elettorali e natura e funzione del sistema dei partiti. Da ultimo un saggio di Frosini che avanza addirittura delle proposte, persino delle bozze di riscrittura di articoli della Costituzione, per cui potrebbe essere ripensato un sistema di partiti diverso da quello solo della seconda, che è ovvio, ma anche della prima, che è meno ovvio, visto che poi dopo quel sistema di partiti non è stato più pensato alcuno, non si può dire pensato quello che è venuto dopo, per rispetto a questa parola, pensare, e quindi anche con dei suggerimenti che non sono presupposti, sono utili a lavorare. E infine c'è il saggio di Salvandò che è stato ricordato fin dall'inizio per dire in che contesto siamo, quindi come procede la costruzione di una futura Costituzione europea attraverso l'interazione fra difficile messo tra approccio comunitario e approccio intergovernativo, crescita del processo di integrazione europea, perché prima o poi si dovrà arrivare a una Costituzione europea, secondo me era del tutto impossibile che ci si arrivasse con il trattato della Costituzione per quanto e per come era stato concepito, ma questa è altra questione. Allora, dove stanno le novità per quanto riguarda il Ministero della Costituente e l'azione di sostanzialmente è stato già detto, io sottolineo di più alcuni aspetti. Nenni è una delle persone più amabili dei leader dei padri della Repubblica, proprio per, basta tornare a leggere come scriveva. E anche perché in questo c'aveva un sentimento del carattere popolare del socialismo italiano, che non ci avevano gli altri, che se togliati il popolo lo leggeva in altro modo e lo sentiva in altro modo.
e intanto Piero De Gasperi per ragioni storiche assai note, ma questa ricerca e il momento del ministero rende ragione di una ambivalenza molto felice della figura di Nenni, perché Nenni è all'origine un massimalista non socialista, repubblicano, che però giustamente pensava che il 19, a leggere il libro sul 19, la parola d'ordine doveva essere la costituente, non i soviet. Era un giacobino che fino alla svolta di Salerno, non per il peso che aveva toccato, ma per quello che significa dal punto di vista dell'evolvere del contesto internazionale, poi vediamo se non è necessario, comunque non è necessario qui approfondire più di tanto il ruolo di quegli altri. Sostanzialmente lui era uno, diciamo, dei portabandiera di una società, il modello era la rivoluzione francese, perché questa era nella cultura antifascista largamente diffusa negli anni 30, negli anni 20, e quindi figurati il Parlamento, prima di arrivare a una repubblica, una forma di governo parlamentare, c'è il mito dei CNN, l'architettura politica è passata su CNN, c'è appunto la prima formula sul carattere della Costituente, più o meno ai tempi del congresso di Bari, che ha ricordato Pinelli, ma è straordinario come l'altra faccia sia di un realismo, di una lucidità realistica, per cui possono convivere felicemente, perché convivere devono, se non convivono felicemente è un disastro. Questo giacobinismo con un senso della realtà lucidissimo di ciò che è possibile e di ciò che si può fare. Perché vi dico questo? Perché voi sapete benissimo la mia storia, ma insomma questa è la ragione per cui ho sempre considerato Nenni il punto di riferimento fondamentale di un riformismo socialista. Io tengo un'altra storia, ma è per dire. E questa duplicità è molto ben illuminata anche dal saggio di Volpe, ma vista la domanda che mi è stata fatta, rispetto al quale, se posso fare qualche osservazione, i riferimenti all'evolvere del contesto internazionale sono troppo scarsi, perché a cominciare dalla soluzione luogotenenziale, senza la conferenza di Londra dell'ottobre del 43, scusate, di Mosca dell'ottobre del 43 non ce ne arriva, cioè siamo nel pieno della seconda guerra mondiale, sottolineo mondiale, dove c'è un massimo di interdipendenza e interferenze fra la dimensione oggi diciamo globale, un termine che non significa quasi niente, e i vari territori, e quindi c'è un'interazione e tutt'altro che pacifica, anche perché al suo interno la grande coalizione fascista è tutt'altro che omogenea. Poi ci arriverà un momento per lo splendido senso di Marina Gomei, proprio per come è fatta la sua testa storica. Ho fatto questa sottolineatura sulla conferenza di Mosca per dire che è solo dopo la conferenza di Mosca che Togliatti comincia a Mosca a prospettare le sue idee su che cosa bisogna fare rispetto alla situazione italiana, che poi troveranno una sanzione nella notte, un incontro segreto tra Stalin e Togliatti. Notte tra il 3 e il 4 marzo, dopo che Togliatti però ufficialmente aveva condiviso tutte le responsabilità di una uniformità tra la posizione antimonarchica, insomma, pregiudiziale antimonarchica del CLN e il suo partito. Perché è importante la sottolineatura di questo nesso con le dinamiche internazionali?
perché una delle ragioni per cui la Seconda Guerra Mondiale ha avuto un effetto benefico di così lunga durata, almeno 30 anni, è che gli equilibri che ne sono scaturiti sono stati anche molto il frutto di una pianificazione sostanzialmente concertata tra il 41 e la morte di Roosevelt, del mondo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e quindi con la costruzione comincia allora di una catena di istituzioni sovranazionali, ma non soltanto giuridiche, a cominciare da quelle economiche, la costituzione dell'economia internazionale di Bretton Woods. Dentro questo processo è determinante il fatto che Badoglio e sostanzialmente la monarchia chieda all'Unione Sovietica di essere il riconoscimento del governo Badoglio, cosa che matura più o meno intorno a gennaio 44, attraverso un densissimo lavoro diplomatico dall'una e dall'altra parte, perché questo rende molto più efficiente e presente il ruolo dell'Unione Sovietica in uno scenario che per gli accordi già stipulati nelle conferenze che precedono Yalta, cioè Teheran eccetera, era una zona in cui non doveva interferire, e naturalmente le consente di interferire, se volete, nella forma che non può disturbare gli altri, ma in qualche modo era più sottile. E questa è la ragione per cui quando Togliatti arriva in Italia l'11 aprile, esattamente il giorno prima che si costituisse il nuovo governo con la partecipazione dei comunisti, annuncia che i comunisti parteciperanno al governo Badoglio, Croce si ricorda e scrive con tante lucidità sul diario quando l'Italia era tagliata in due, e Nenni dice la bomba Ercole, il titolo dell'articolo, in cui dice: l'unico credente fra un gruppo di ciechi, credente di che? Del fatto che sapeva, cosa che viene, era poi successa, che il riconoscimento del governo Badoglio cambiava il quadro dentro il quale si era mosso il CNR in italiano fino da allora. Questo lo dico per una ragione banale, se volete, la necessità, specialmente per la storia contemporanea del Novecento e più avanti di quello che è così, di connettere con molta attenzione i singoli momenti, i singoli atti degli attori nazionali rispetto alle filiere che, volenti o nolenti, consapevoli e consapevoli, li legano a una struttura del mondo che è sempre più fatta di reti e di interdipendenze e di interferenze. Questo risulta molto bene su un terreno che apparentemente è solo economico, ma che in realtà riguarda il nesso tra la vicenda italiana e l'evoluzione del contesto internazionale in cui si vengono a svolgere i lavori della Costituente, un messaggio di Marina Comei, perché giustamente si pone il problema di offrire un quadro, e il quadro è esattamente quello che dal punto di vista economico ha preso origine da Bretton. Ma siamo già, quando la Costituente è al lavoro, di fronte a una ricostruzione cominciata sostanzialmente sotto l'iniziativa americana, giustamente con uno straordinario impegno americano che poi produrrà a breve il piano Marshall. Per dire, Marina cita giustamente anche nella letteratura un libro tradotto due o tre anni fa anche in italiano di uno storico americano che si chiama La battaglia per Bretton Woods, in cui c'è una bellissima prefazione di Schock. Bretton Woods, e quindi la decisione di non fare il banco come chiedeva Keynes, ma di scegliere come moneta di riserva convertibile in oro il dollaro americano, si fa attraverso un'intesa fra Roosevelt e Stalin contro l'Inghilterra, perché la principale preoccupazione del disegno universalistico
tirosa, perché arrivava a pensare che si potesse offrire la possibilità così, dopo la guerra, all'Unione Sovietica, di uscire dall'isolamento, entrare nel mercato mondiale e quindi affrontare il problema, non so se reale o ipotetico, penso reale all'epoca della riformabilità di quel sistema, non è che si poteva fare, si poteva fare diversamente. Aveva come principale ostacolo il fatto che se non si fosse scelto il dollaro in questa funzione, il potere della sterlina, grazie al Commonwealth, avrebbe consentito all'Inghilterra di essere un forte intralcio nei processi di globalizzazione che si voleva promuovere per il futuro. E l'intesa, il libro è straordinario, è scritto, è bellissima, con la storia americana, che scrive anche come un ottimo giornalista, e documenta anche l'azione di figure poco note della segreteria di Stato americana, e documenta anche la delusione del povero Keynes, che quando pochi anni dopo andò a chiedere i crediti per la ricostruzione inglese in nome per conto del governo laburista, se ne internò con le pive nel sacco, perché fecero militare delle condizioni più severe che all'Italia, e lui, tornando in treno, dovendo riferire questo, morì di crepacuore. Bisogna ricordare anche queste cose per gli uomini grandi. Quindi questo è un primo elemento, c'è già un processo di costruzione di una sovranazionalità economica regolata verso un sistema di regolazione dell'economia mondiale. Questo è la regolazione monetaria, non solo monetaria, Bretton Woods e Gabriel. C'è poi un contesto italiano sul quale una linea si sofferma più di altri, ma che qui è stato anche ricordato, e cioè che quei partiti in quell'Italia distrutta, disfatta, dove tutto era a rischio, l'unità, l'indipendenza, la sovranità e persino ogni tipo di futuro, però poteva utilizzare una intellettualità alta di straordinario valore, perché l'Italia nel concetto europeo fino alla guerra non è un'Italietta, e il fascismo dei primi 10 anni fa una straordinaria modernizzazione del paese, tirando il meglio della cultura liberale nazionale dell'epoca precedente. Se no, com'era possibile un processo costituente come quello che abbiamo vissuto? Da dove dovevano venire le teste? Certo, ed erano teste di grande valore scientifico, plurali, diverse, dentro le quali ovviamente i partiti che avevano attraverso la resistenza, attraverso la vita politica del paese, selezionavano quelle più confacenti a, ma per dire, dal punto di vista dei giuristi, ma diciamo, alcuni dei giuristi che sono stati pilastri della Costituente erano stati pilastri della legificazione fascista. Il grande codice civile del 42, posso dire grande codice civile? Sì. Tutti l'entusiasta del fascismo, non so. Però hai ragione. Visto è sul penale che visto abbiamo. Visto l'oggi. No, ma il codice civile non parlo del penale, sono parlato del codice civile del 42. Chi sono i giuristi? Calamandrei, Massanti e Rocco Junior. Cos'era la scienza giuridica italiana dell'epoca? Non era. Non era cosa da poco. Terzo elemento di contesto che giustamente valorizza la Commedia è la rigenerazione cominciata e cominciata a essere sanzionata della dottrina sociale della Chiesa, il codice di Camaldoli, perché non è solo il codice di Camaldoli, ma il codice di Camaldoli è il primo frutto, questo forse Covanta può dire molto meglio di me. Di un riorientamento generale della Chiesa nei rapporti con elementi fondamentali della modernità, l'industrialismo,
e la democrazia. A partire dal radiomessaggio di Pio X del mandato del 1942. Ed infine altro elemento di contesto per capire poi perché sotto molti aspetti il lavoro della Costituente e il lavoro della Costituente non solo come commissione ma come processo parlamentare rimane incompiuto e rinviato, perché giustamente quando intorno al 46-47 comincia a partire la ricostruzione è molto difficile pensare che la leva in quel contesto di progressiva di apertura all'economia internazionale, di progressiva internazionalizzazione a cui doveva guardare l'Italia, si potesse fare altro che far leva su ciò che più c'era. Proprio perché c'è questo valore di questo libro, per la parte storico-ricostruttivo, io penso che noi dovremmo discutere anche la parte invece che riguarda i decenni e gli anni anno più vicini di cui pure il libro si occupa, e rapidamente, in particolare di alcune tesi. In primo luogo una tesi che ricavando dal passaggio di Celle riferimento alla storia precedente, quindi al nesso fra legge elettorale e processo costituente, addirittura come è noto. Poi però dà in particolare al passaggio di Fisicchio una particolare importanza, molta enfasi al valore delle leggi elettorali che si sono susseguite dal referendum, dopo il referendum del 93 in avanti, per la decisione delle sorti e la caratterizzazione del sistema dei partiti. Questa è una tesi da discutere, perché personalmente non ne vedo molti altri. E in secondo luogo c'è una proposta di riforma costituzionale che c'entra entrambi i soggetti. Giancelli aveva incluso il problema del sindacato, partito e sindacato, perché se non si potesse ripartire di là è difficile pensare da dove ripartire per ridare legittimità a questi attori fondamentali della vita democratica. Ma domanda per tutti e soprattutto per chi verrà dopo di me a questo tavolo: ci sono mai state le condizioni per questo nella Seconda Repubblica? E ammesso che ci siano state in tutto e in parte, che siano soltanto occasioni sprecate, quelle delle bicamerali, eccetera, se dovessimo guardarci intorno, dove trovare una leva per ricominciare oggi? Grazie. Grazie. Grazie anche per aver ripercorso i vari saggi e i nomi degli autori di questo volume. Allora, intanto c'è una domanda finale che ha fatto Vacca, che ci direi immediatamente la colata addirittura del mondo operaio. Se posso aggiungere un'altra, perché lui nel suo intervento ha parlato anche della felice ambivalenza di Nenni, quindi oltre alla domanda finale posta dal professor Vacca, vorrei capire se tu concordi su questa definizione di felice ambivalenza come è stata posta qui da Vacca. Grazie. Beh, quella è stata un'epoca in cui necessariamente ciascuno dei leader politici era perlomeno doppio, perché la doppiezza di Togliatti sono pieni di scaffali, ma tutto sommato anche una certa doppiezza di De Gasperi, che dopo aver sostenuto le tesi alleate sul referendum, poi riesce nel capolavoro di non pronunciarsi come Democrazia Cristiana sul referendum medesimo, non dare indicazione di voto, è un altro aspetto. Erano tempi difficili in cui bisognava muoversi fra vincoli di diversa natura. E nel caso di Nenni però
Io credo che l'altro aspetto della sua personalità, e cioè il politique d'abord, che non sapeva che farsene di Massimo Severo Giannini, di Giuliano Massalli, dei professori, dei saggi, eccetera, e sia stata una condizione felice, perché il fondamentale contributo di Nenni alla Costituente è la Costituente. Se non ci fosse stato, mi riallaccio alla fine dell'intervento di Pinelli, specialmente a cavallo fra 45 e 46, la sua percezione del rischio al quale si andava incontro, se si continuava a discutere sui poteri della Costituente, sulla data del referendum, mentre, e questo mi scrive nei taccuini dopo un viaggio a nord, mentre l'Italia era ancora occupata, questo non è, come dire, un particolare marginale, e si sapeva come si cominciava e non si sapeva dove si andava a finire. Per cui proprio in base a questa preoccupazione lui rompe gli indugi e rompe i giochi di Togliatti da un lato e dello stesso De Gasperi dall'altro, ottenendo la contestuale elezione della Costituente e celebrazione del referendum, e superando uno scoglio che altrimenti avrebbe creato non pochi problemi. Certo, poi i socialisti, durante i lavori della Costituente, non durante i lavori preparatori della medesima, non furono protagonisti. E d'altronde quello che era stato il principale collaboratore di Nenni al Ministero della Costituente e che aveva preparato per il congresso di Firenze del PSI del 45, se non mi ricordo, 46, 46. Prima del 46, cioè Massimo Severo Giannini, non si sognarono nemmeno di candidarlo. Diciamo, questi anni portarono stati, i comunisti recuperarono alcuni giuristi, i socialisti andarono in ordine sparso, no? Il massimo di contributo che peraltro adesso Beppe evocava come una delle piste da seguire fu quello di Lelio Basso sull'articolo 49, che non sarebbe male rileggere, anche se con la vecchia tira si rischia di essere presi a pomidorare, ma questo è un elemento che il suo di pomodoro poi faccia tanto male, se ne vale la pena, possiamo anche fare. Dopodiché uno si può porre una questione, vista il rendimento discutibile e discusso della Costituzione del 48 negli anni successivi.
è stato meglio o è stato peggio? Perché noi abbiamo in parallelo due potenze sconfitte nella seconda guerra mondiale, l'Italia e la Germania. In Italia, grazie a un'interpretazione molto benevola del concetto di co-belligeranza e grazie soprattutto, come scrisse Ennio di Nolfo, alla sapienza dei giuristi napoletani, monarchici, gli alleati dovettero prendere tutte le carte che avevano preparato per assumere direttamente l'amministrazione dopo la fine delle ostilità e mettersele in tasca, per usare così. In Germania la cosa fu esattamente opposta. Allora, in termini astratti e sistemici, uno si può chiedere se l'equilibrio, la qualità del sistema politico italiano sia stata nei 70 anni migliore o peggiore di quella del sistema politico tedesco occidentale. Poi ognuno può ragionarci. La premessa, chi come me non è fra i vincenti della Seconda Repubblica, per la verità sarei curioso di vedere chi c'è tra i vincenti della Seconda Repubblica, è appassionato di storia controfattuale e quindi quello che dice l'ho preso come molle, però ogni tanto come esercizio intellettuale vale la pena farsi questa domanda. Poi l'altro aspetto che in qualche modo accennava sia Pinelli che Vacchi. Dei tre componenti della Santissima Trinità che guidò il paese nell'immediato dopoguerra, l'unico che faceva riferimento esclusivamente al popolo, diciamo, all'interesse nazionale, era Nenni. Perché gli altri due avevano, oltre a un'attenzione all'interesse nazionale, che nessuno ha mai negato, anche delle relazioni e dei vincoli extranazionali, diciamo così. Come mai allora negli anni successivi questa forza più popolare fra i tre partiti di massa è andata declinando mentre ci sono le scelte politiche sbagliate, il Front, tutte queste cose qui. Però c'è anche una cosa
che sottolineò Luciano Cafagna nella Grande Slavina e che ha a che fare con l'ascito fascista. No? Luciano, come d'altronde è stato, diceva prima Lacca, applicando il suo metodo, credeva poco alle svolte e alle rotture radicali, sapeva che la storia in qualche modo è un continuo e quindi anche col dovuto disincanto nei confronti dell'antifascismo degli italiani, antifascismo che cominciò soprattutto il 26 luglio del 1943, osservò che mentre la Democrazia Cristiana aveva ereditato dal fascismo il parastato, il sistema di potere parastatale, il Partito Comunista aveva ereditato dal fascismo, diciamo, l'inquadramento delle masse, la nazionalizzazione delle masse, anche attraverso l'esercizio del potere. Restava libera la casella del populismo, che pure era una caratteristica del fascismo, specialmente del primo Mussolini, che avrebbe potuto essere occupata da Nenni, che era un grande trascinatore di folle, anche se sapeva piazze piene e urne vuote. Ma lo imparò dopo. Lo imparò dopo, lo sapeva prima, in fondo è quello che ha scritto il diciannovismo, quindi era uno molto cauto, capendo, comprendendo i rischi di una deriva populista in quel momento, e in qualche modo rinunciò alla sua porzione di lascito e navigò in campo aperto senza troppi sostegni e troppi riferimenti, che poi questo sia stato, no, determinante nelle alterne fortune del Partito Socialista, può essere oggetto di un'altra ricerca che magari una volta tanto le fondazioni socialiste potrebbero fare tutte insieme, anche se non basterebbe questa sala probabilmente per ospitarle. Ricordo tra l'altro, oltre ad essere commosso perché questa sala è intitolata al mio compagno e amico di 60 anni, Walter Tobagi, una persona che, con la quale ho lavorato dal liceo fino alla fine, che nel mese 21 noi celebriamo il 70° anniversario della fondazione di Mondo Operaio, che viene fondato il 4 dicembre, uscì la prima volta il 4 dicembre del 48, uscì con le peggiori intenzioni da parte di Nenni, nel senso che era lo strumento di un tentativo di rivincita, poi riuscito,
nei confronti della maggioranza autonomista che aveva vinto il congresso post-elettorale a Genova, sarà un numero che riproporrà anche alcuni temi che hanno dato un ruolo a questa rivista nella storia della cultura politica italiana. Magari poi faccio un colpo di telefono a Giulietti, vediamo se la possiamo fare qua. Però al fondo, mentre il contributo politico di Nenni fu determinante per ottenere la Repubblica e per evitare pasticci in quei due anni, proprio grazie ai giuristi napoletani se ne fecero fin troppi, perché anche questa figura del luogotenente, per esempio, mi ricordo al presidente Violante che parlerà dopo di me, sarebbe curioso fare un'analisi del ruolo di questo, di questa figura fantasmatica che è il luogotenente. O non è re o non è re, il luogotenente. Quando per di più con diritto, no, c'è un altro esempio in questi anni, questi ultimi mesi, l'Arabia Saudita, dove c'è un principe ereditario che ha le funzioni di capo dello Stato, ma non è proprio un modello rivolgersi al consolato saudita in Turchia e per informazione. Scusate la lunghezza e grazie. Trasmetterò la richiesta anche al segretario De Russo, ma posso dirti che sarà accolta. Su questo ho margini di autonomia, quindi quando volete usare questa sala lo ribadisco, basta saperlo per tempo. Io tanto ringrazio il presidente Violante. A un certo punto ha fatto una battuta prima del suo intervento, Vacca, quello che ci sarebbe bisogno di un ministero per la Costituente anche adesso, ma non ci sono le condizioni, quindi al di là della tua impressione ovviamente sul libro e sul ruolo di Nenni, mi piacerebbe anche che spendessi una parola su questo tema di una opportunità, ma inopportunità politica del ministero per la Costituente. Grazie mille. C'è bisogno di Giannini per il ministero della Costituente? Sì, c'è bisogno di Giannini per il ministero della Costituente, che non c'è, insomma. Abbiamo detto all'inizio. Loro hanno definito direttore artistico. Scusate, sono attentato, l'avevo detto a Giorgio, che ho detto dopo, perché avevo una lezione alla fine, non diciamo qua. No, questo libro colma certamente, almeno per quanto mi riguarda, un vuoto, nel senso che si parla sempre dell'assemblea costituente, e spesso giustamente, ma del ministero, del ruolo che ha avuto nel suo rapporto con la Costituzione, dove la Costituzione si parla molto meno anche nelle azioni, nei corsi, no? Quindi da questo punto di vista è un testo particolarmente, un libro particolarmente interessante. Il secondo altro trovo che i personaggi che emergono sono tre, Nenni naturalmente, poi Giannini e poi Dello Basso, che più volte è citato all'interno, tanto è quello che, non solo come è stato detto, portò a termine l'articolo 49 e così via, ma aveva una serie di riferimenti molto rigorosi, come deve per attraverso Nenni, che un po' fuoriescono dall'immagine, dalla figura di Basso, di Nenni, che molto spesso è costellita, no? Un po' volontisti, un po' agitatori e così via. C'è un punto che mi ha colpito, per esempio Basso, quando si parla della disciplina del gruppo parlamentare, dice no, che il gruppo parlamentare si diventi, la lotta politica si fanno i partiti, essendo parte di un partito che concepiva la lotta politica interna, a differenza di tutti gli altri partiti che erano lì. E quindi i tre personaggi, secondo me, vanno un po' visti insieme, sia perché Basso è in qualche modo l'attore delle posizioni del Partito Socialista all'interno dell'Assemblea Costituente. Giannini cercò di costruire un progetto di Costituente, ma non riuscì a portarlo a condurre in porto, sia perché, come stavo detto, non fu candidato all'Assemblea Costituente, sia perché per dissensi nei confronti del Partito Socialista lui si adottò a un certo punto, non lo ero più successivamente.
Ecco, però i tre personaggi sono molto interessanti da legare insieme in questa. E mi ha colpito che quando Giannini chiese a Nenni se era il caso di tirare giù una bozza di Costituzione su quale altra parte, Nenni si oppose. Perché, insomma, era un uomo sincero. Si rendeva conto che la Costituzione era fatta dalla politica, non questo gruppo di tecnici. Cioè, quindi erano loro che dovevano fare. Mi ha colpito molto positivamente questo aspetto di Giannini, che peraltro sì, attorno a se stesso lui raccoglie le migliori intelligenze del tempo, sul piano economico, sul piano costituzionale e così via. Cioè, i migliori stavano là, tra il ministero costituente e con lui. Quindi anche questa capacità di individuare le intelligenze migliori del futuro, che sarebbero servite al futuro del paese, credo che sia un altro dato particolarmente rilevante. E io credo il terzo dato che mi ha colpito positivamente è che la indifferenza tatticistica di Togliatti, se era meglio il referendum prima o dopo l'assemblea costituente, beh, si scontrava su un punto di fondo, che il referendum definiva il contenuto della Costituzione, non era una conseguenza della Costituzione. Ed era abbastanza complicato fare una Costituzione essendo a buio su quello che sarebbe successo per quanto riguardava la forma di Stato che avevano avuto. Quindi anche lì, anche su questo punto, Nenni aveva ragione. Sia prima il referendum, poi si fa l'assemblea costituente, o perlomeno sta insieme. Insomma, il referendum, la scelta per la Repubblica fu quella che orientò il meccanismo costituzionale. E qui una cosa che mi ha sempre colpito è questa. Insomma, quelli che votarono per la Repubblica non sapevano cos'era una Repubblica. Nessuno lo sapeva. Era, tra l'altro, come dire, nel linguaggio delle classi contadine, se del nord per il sud, è una Repubblica, vuol dire un casino, non vuol dire che il denaro funziona. E quindi, come dire, nella cultura popolare, intanto Repubblica non aveva, un valore, come dire, di autorevolezza, aveva un altro tipo di sentenza, scatenava autorevolezza. Ecco, e quindi io credo anche la capacità che ebbero le classi dirigenti dell'epoca, e quello sostanzialmente la democrazia cristiana fece la furbata di non pronunciarsi, no? E poi dopo quelli che agirono, e agirono su un progetto non noto. È vero che si votò contro la monarchia, ma quanto a definire il successo, quanto a definire il contenuto di questa Repubblica, invece era abbastanza vaghi, che non si sa. Ecco. E io credo che l'intelligenza di quelle classi dirigenti non può recuperata, la capacità come di fare una battaglia, anche difficile, perché era difficile, qualche volta con qualche scamotaggio, a Napoli per esempio, sapete che c'era il simbolo che era un viso di donna con la corona in testa, e la campagna elettorale, la campagna pubblicitaria nei Bassi, si diceva, ma questa è la Regina Margherita, votate per la Regina Margherita, in realtà quello era il simbolo della Repubblica. Non bastò vincere, come sapete, a Napoli, però insomma, ci furono piccoli scamotaggi di questo tipo, ma a parte questo, io penso dovremmo avere grande ammirazione per qualsiasi dirigente che sembrano vedere il futuro in questa direzione. Il quarto dato che mi ha colpito è che tutti quanti gli scienziati, diciamo così, del diritto costituzionale, del diritto pubblico, che erano attorno a Giannini, o comunque allora lavoravano in quel contesto, non erano per la Repubblica per la forma parlamentare, erano per forme molto corrette o presidenziali, nel senso che avevano la cultura di Weimar, avevano la cultura degli eccessi dell'assemblearismo e del parlamentarismo, e quindi cercavano di cautelarsi da questo punto di vista. Questo è posto il problema del rapporto tra sistema italiano e quello tedesco. Però i tedeschi non avevano un problema che aveva l'Italia, non avevano un partito comunista. E quindi era vera, l'hanno messo fuori legge, non era vera, appunto, era questo, era una minima entità, non era legittimata la deliberazione e non era una massa. Quindi non aveva la preoccupazione, allora correggo, ti ringrazio, non aveva la preoccupazione che l'Italia faceva, si scatenava l'esistenza del grosso partito comunista dell'Occidente, legato alle sue colpa, legato all'Unione Sovietica. E il problema che c'era è che le elezioni del 48 in Italia non erano elezioni sul governo, erano elezioni sul sistema. Quale sistema delle libertà, dei diritti, delle proprietà, eccetera, sarebbe stato il 48? E quindi il fatto che la idea di un sistema politico forte in Italia viene scartata subito. C'è una posizione di Amendola, nell'assemblea, non so in quale commissione, sembra costituente, non mi ricordo in questo momento, quando dice. Qui si suggerisce di trovare dei regolamenti legislativi per garantire la stabilità dei governi, ma la stabilità dei governi è garantita dalla disciplina dei partiti politici, e
l'idea di fondo era questa, poiché nessuno sapeva che cosa sarebbe successo dopo il 48, mentre gli studiosi volevano un sistema stabile, non avendo molto chiaro il problema politico generale, chi stava combattendo l'Assemblea Costituente si rendeva conto che creare meccanismi costituzionali di stabilità significava garantire eccessivamente, tra virgolette, il vincitore e penalizzare il perdente. E quindi nessun sistema di stabilità, anzi, un sistema di instabilità parlamentare, e tutto il potere di decisione è trasferito sul partito. In Germania non c'è questo problema. In Germania c'è la fiducia costruttiva. In Germania c'è il potere, la fiducia si dà solo al cancelliere. Sono termini molto netti per chi si governa, per chi si può scegliere il Bundestag, oppure il presidente che nomina il cancelliere. Il cancelliere nomina e licenzia, come si dice nella regione tedesca, i ministri. Quindi è un sistema che ha il terrore della instabilità e che non si fida di dare ai partiti politici, che tra l'altro in Germania avevano molto meno peso in quell'epoca rispetto ai nostri, naturalmente, la guida del sistema politico. Lì succede il contrario, poiché si ha timore che il sistema dare regole istituzionali di stabilità potessero privilegiare eccessivamente il vincitore o la DC o l'asse, la DC sugli altri o socialisti comunisti dall'altra parte, si decide per un sistema dove c'è il bicameralismo paritario, dove non ci sono regolamenti parlamentari, non pongono limite agli interventi parlamentari, dove il voto segreto può essere richiesto in qualunque momento. E tra l'altro è significativo il doppio standard che c'è nella prima legislatura, perché su, mi pare, 2000 o 3000 votazioni ci sono 175 voti segreti soltanto nella prima legislatura, cioè non è richiesto, perché c'è il doppio standard. In Parlamento si lavora e poi si combatte nelle strade, ma il Parlamento deve lavorare perché il paese deve andare avanti, questo è il tipo. Tanto si guarda poi quello che succede nella nuova legislatura, praticamente l'80 da due. Che succede? Che su 630 circa votazioni sono 4.000 voti segreti, perché il sistema comincia a sfasciarsi e questo è il punto. Che funziona il Parlamento non è più interesse delle opposizioni, che chiedono il voto segreto a quel tempo. Ecco, allora c'è certamente un'etta differenza tra quello del sistema tedesco e quello italiano. Il sistema italiano ha paura della stabilità. Il sistema tedesco invece favorisce la stabilità perché non ha le preoccupazioni che avevano noi. L'altro dato è questo, scusate, mi sono permesso di interrompere Beppe Vacca, grazie, che è una, non so, per 60 anni, diciamo, di amicizia. Perché? Perché i primi 10 anni del fascismo è vero che fu di modernizzazione, ma ci fu l'assassino Matteotti e leggi fascistissime del 26. Insomma, c'è anche il modernismo reazionario, non c'è solo, anche il nazismo, sì. E quindi, come dire, valutiamo un po', è vero che ci sono vere tutte e due le cose. Sì, è vero che sono delle zone, però siccome, no, lo dico perché non certamente in questa sala, ma c'è, come dire, una grande pressapochismo e ignoranza dei dati fondamentali intorno. I fondamentali non tanto richiamati, perché altrimenti sembra che tutto sia su schiuma, invece non è. E oggi la questione, e finisco, la questione della riforma adesso del sistema politico, insomma, si sta tentando continuamente, ormai dalla commissione Bozzi ad oggi, di riportare nel Parlamento il potere di decisione in modo autonomo rispetto ai partiti politici, secondo uno schema che era quello che fu abbandonato nel 46-47 perché si temeva per le ragioni che ho detto, ma il popolo ogni volta ha riconfermato che i partiti devono avere il potere di decidere. E insomma, qui c'è un paradosso, perché quando hanno respinto il referendum, tanto la riforma costituzionale del centrodestra quanto quella del centrosinistra, hanno respinto riforme che cercavano di trasferire dentro il Parlamento le regole di funzionamento del sistema politico. E sono state respinte entrambe, e poi quando, a parte che nel referendum sono così, si compresse, si vota su un'altra cosa. Nel primo referendum, quello del centrodestra, si votò sostanzialmente contro il federalismo, perché si ritenne che il nord temeva di pagare per il sud temeva di essere abbandonato, i due no si sommarono. No. Nell'ultimo referendum si è votato pro contro Renzi, non si è votato sulla Costituzione, si vota sempre su altro. Ma l'effetto di questi voti è la riconferma continua del sistema qual è la negazione dei tentativi di ricondurre all'interno del sistema istituzionale il meccanismo decisionale e far funzionare un po' meglio il sistema. È un po' paradosso. Che segue lo stesso popolo che respinge queste riforme è quello che condanna il sistema istituzionale per donare ai partiti. Poi quando si va a votare, vota in modo di confermare, è una situazione che abbiamo da ragione.
Oggi non lo so se il tempo, se il tempo di una, come un po' scherzosamente, di un ministero per la costituente, non mi pare, perché stiamo attenti a usare le parole, perché costituente vuol dire un'altra cosa, non vuol dire riforma costituzionale, vuol dire vai fundibus e sostieni, e ci vuole, come dire, l'oscuro abisso, come dice Schmitt, il potere costituente, cioè il buio totale, ci deve essere una frattura, una guerra, una frattura, dopodiché c'è il potere costituente, attraverso c'è il potere di riforma, che è una cosa diversa dal potere costituente. Ma forse noi siamo in una fase nella quale però c'è un primato totale di una politica svincolata dalle regole, che è una cosa diversa dalla politica del passato. Quella che sta proponendo sia una politica che trae legittimazione non dallo stare all'interno del sistema costituzionale, ma da ricevere direttamente mandati mandati dal popolo. E questo circuito, guardate, mette accantona regole e istituzioni. Chi è contrario è nemico. Le classi dirigenti di questa fase sono le prime classi dirigenti della società della comunicazione, ed è la società della comunicazione che gli sta dettando le regole. La lingua è la lingua dei social, non è la lingua della politica che stanno usando. I meccanismi di legittimazione sono il popolo vuole, se il popolo, il popolo vuole, il popolo sì, il popolo no, con una rappresentanza che non è politica del popolo, è morale, è una cosa completamente diversa. La rappresentanza morale rappresenta gli interessi, la rappresenza politica rappresenta i valori. E io metto in campo un valore, voglio capire se tu non sei d'accordo sul morale. Vuoi l'ingiustizia, vuoi la discriminazione, vuoi il privilegio, sono cambiamenti, non so se durano, ma se dovessero durare più del necessario, diciamo così, bisogna andare a fondo e spiegare a fondo che cosa sta accadendo e che cosa è venuto. Ultimo dato, guardate, non so, io faccio il ministero penalista, c'è una penalizzazione massima della società italiana. Ci sono, se guardate l'ultimo, quello sulla sicurezza, o l'altro decreto che l'ho stato fatto due giorni fa, guardate, c'è uno spreco di penalismo enorme. Per un certo punto sta accadendo questo, sta accadendo che io mi occupo della sicurezza, nel senso che dico ai magistrati, dati quanti anni di galera potete, il più possibile, no? Niente sui meccanismi preventivi, è tutto repressione. Repressione, la pena per il furto è quasi equiparata a quella della rapina. E a questo punto, se devo fare un conto, che conviene fare la rapina, prendo un po' di più, tutto sommato sono d'accordo. Ecco, questa non penalizzazione, guardate, risponde anche questo a un meccanismo, siamo a diritto penale massimo, insomma, no? A un meccanismo di dialogo diretto tra classe politica, regente e popolo, senza regole, senza mediazione, senza minacciamenti, perché sparo le pene altissime e poi dico, ma che altro devo fare? Gli diamo 5 anni per il furto, ma è colpa degli altri se questa cosa non funziona. Ecco, questo tipo di meccanismi che sta venendo fuori, credo che ci deve portare tra un po' di tempo a riflettere bene su quello che c'è attorno a noi, perché altrimenti rischiamo di trovarci come in luoghi dove non dovremmo trovarci e ad accusare noi stessi di non aver agito per tempo su questo campo. D'altra parte è molto stupito che tutti coloro che sono insorti durante il referendum a difendere, come dire, a spada tratta la Costituzione, tacciano da un po' di tempo. C'è stato un timido articolo di Gustavo Zerbeschi sulla Repubblica l'altro giorno, che pare molto timido, in ordine di questioni. Difendiamo la Costituzione allora, va bene, e adesso è successo. O difendiamo la carta dei parole della Costituzione, ma non è questo il compito del costituzionalista. O se difendono la materia della Costituzione, forse dovrebbero parlare molto di più. Grazie a Luciano Violante, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Io ho ascoltato, persino imparato delle cose, diciamo, che non guasta. Spero che sia stato utile anche per voi e grazie alla Fondazione Di Magno che ha scelto questa sala. Grazie a voi, grazie a tutti. Questo non l'ho detto, diciamo, mi sono fermato qui, lo so, so che tu sei stato. Scusa, Giancarlo.